Anche a Trieste si è svolta la giornata nazionale della colletta alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. I volontari presenti nei principali supermercati del centro città hanno raccolto beni di prima necessità destinati alle persone che hanno difficoltà economiche. L'iniziativa, che coinvolge ogni anno migliaia di persone, rappresenta un appuntamento fondamentale per rispondere alle crescenti richieste di aiuto alimentare anche a livello sociale. Grazie al contributo della comunità triestina, i prodotti raccolti saranno distribuiti alle strutture caritative del territorio, offrendo un sostegno concreto alle famiglie più fragili. Un segnale di solidarietà che, partendo da un semplice gesto, può fare davvero la differenza. Le persone sono mediamente generose, ecco. E ci sono persone che sono addirittura tornate per fare la spesa solo per la colletta alimentare, dopo aver fatto la spesa per se stessi. Qualcuno che lascia anche semplicemente un pacco di pasta, insomma, a seconda di quello che può, però è stata una buona risposta, sì. Pasta e le passate di pomodori pelati vanno per la maggiore, siamo italiani, quindi quelli non possono mancare, però anche alimenti per l'infanzia hanno portato abbastanza, hanno pensato anche ai bambini. Ho fatto una olio, e pasta e pomodoro per una pasta. Pasta per quello che serve, insomma. Il tonno, delle barattoline di salsa e poi la moglie ha preso altre cose che non mi ricordo. Abbiamo fatto due buone. Mi ha sempre fatto piacere comunque poter aiutare il prossimo. Sono cresciuta in una famiglia, per fortuna, che mi ha dato questo tipo di valore e di conseguenza essere in un gruppo di una parrocchia che partecipa a questa cosa mi ha fatto venire voglia di istigare i giovani a fare questa cosa, ecco, ad essere sempre disponibili per gli altri.